Voterò sì alla fusione tra Bigorzone e Ponte dell'Olio, semplicemente perché il mondo va avanti e va avanti grazie alle sinergie, facendo sistema, grazie a fusioni di tanti tipi. Lo vediamo tantissimo nel nostro lavoro. Noi produciamo vino, ma poi vino va anche, cioè la nostra attività va anche comunicata. Noi abbiamo fondato, abbiamo già effettuato una fusione tra Bigorzone e Ponte dell'Olio 2 anni fa con un'associazione Valore Vannue, di cui io sono presidente, e accorpiamo non solo produttori di vino, ma anche ristoranti piuttosto che produttori di formaggi e salumi. E per noi, se ci fosse la fusione, sarebbe il massimo, perché sarebbe più facile ancora avere incentivi, finanziamenti, perché un conto è che il singolo comune se ne occupi, un conto un comune magari un po' più grosso, un po' più forte. E poi un'altra riflessione, non è una questione solo di incentivi, è naturalmente una questione di sinergie, di eventi che si possono creare in comune. E un'altra riflessione è semplicemente etnico-geografica, Bigorzone e Ponte dell'Olio sono alle porte della Vannura, una alla riva destra e una alla riva sinistra. Quindi le esigenze sono assolutamente simili, ci possono essere differenze con i comuni montani, con i comuni pianure, ma le esigenze di due comuni che sono in Pede Collina e in Prima Collina sono assolutamente simili. A me sembrerebbe ovvio che ci fosse un'unione.